E poi scende giù. Sino a fermarsi. Spettacolare. Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video natalizio. Oggi è Natale e io desidero porgere il mio migliore augurio di buono e santo Natale a tutti voi, alle vostre famiglie e anche alle persone che vi sono care. L'avete visto nelle immagini introduttive, la sorpresa di cui parlavo nella pagina Facebook e su Instagram è proprio il forno, il mio Unicoda 12 pollici, che è diventato Unicoda 12 pollici rotante. Già, perché pochi giorni fa, per la precisione domenica, ho ricevuto un messaggio da un amico, una persona che segue i video del mio canale, Manuel Tatti, che tra l'altro vive e lavora nella mia regione, anche se in un'altra città, che mi diceva sostanzialmente: caro Sergio, con te ho imparato a fare la pizza e per sdebitarmi in qualche maniera voglio farti un regalo, ti voglio regalare il kit che ho studiato per rendere rotante il forno Unicoda 12 pollici. Per me è stata una grandissima sorpresa, ero veramente contento, tant'è che dovendo andare lì per lavoro proprio l'indomani, lunedì, gli ho detto: guarda, io sarò a Cagliari proprio lunedì, e lui mi ha detto: passa da me, in 20 minuti te lo faccio. E così è andata, io sono andato da lui, lo potete vedere mentre lavora. Lui lavorava, noi abbiamo chiacchierato del più e del meno, abbiamo ragionato su come è nata questa idea della modifica, in che cosa consistesse esattamente la modifica, e mi ha dato un po' di dettagli. Ora, io non sono un tecnico, lo sapete, quindi posso limitarmi semplicemente a stare sulla crosta, però ho capito questo, che intanto tutti i pezzi, praticamente escluso il motorino, li prepara lui direttamente da acciaio vero e proprio, lo modifica, lo sistema, gli dà forma e ottiene i pezzi che poi vengono utilizzati in questa modifica. Seconda cosa, questa modifica ha una sua specialissima genialità che la colloca più in alto delle normali modifiche rotanti che talvolta si sono viste, anche grazie alla fantasia e alla genialità e alla manualità di altri appassionati. Questa però si colloca un po' più in alto, primo perché grazie alla particolare combinazione dei pezzi che la compongono sostanzialmente non scalda mai, lo vedete adesso, ve lo mostro proprio. Ecco, vedete, praticamente la temperatura in tutta la parte di cui si teme che possa in qualche maniera surriscaldarsi in realtà raggiunge appena i 30-35 gradi, quindi nulla assolutamente di preoccupante, persino la parte più vicina alla fonte di calore. Un'altra genialità che fa parte insomma di questo kit è che, sfruttando le dimensioni interne, avvicinandosi il più possibile alla bocca, addirittura arrivando proprio alla bocca, al punto di uscita dal forno, abbiamo uno spazio utile disponibile all'interno di 33 cm e poco più, quindi possiamo fare anche pizze a ruota di carro quasi, cosa che è assolutamente impossibile nel forno Unicoda 12 pollici, e chi mi segue lo sa benissimo, perché abbiamo dovuto escogitare il sistema della cottura a quadranti proprio per ovviare al fatto che la parte più vicina alla bocca rimaneva cruda ed era di difficile manipolazione. Grazie al sistema rotante escogitato da Manuel, sostanzialmente abbiamo risolto tutti questi problemi, e grazie alla regolazione della velocità possiamo tranquillamente abbinare più potenza nella fiamma e magari una rotazione più veloce, oppure minore potenza della fiamma e una rotazione meno veloce, sempre in modo da garantirci la migliore cottura. E comunque lo vedrete subito dopo, quando ci sposteremo nella tavola da lavoro e quando infornerò la mia prima pizza, perché quella che vedrete è proprio la prima, a testimonianza del fatto che non esiste nessuna difficoltà. Voi vedrete praticamente che, miscelando fiamma e rotazione, velocità di rotazione della pietra, che in questo caso è un biscotto, sostanzialmente noi otteniamo la migliore cottura. Fatica
zero, dimentichiamoci tutto. L'unica cosa che vi posso segnalare è che bisogna stare attenti quando si infila la pizza, bisogna cercare un punto di riferimento, ma me l'ha dato direttamente Manuel, l'inventore della modifica. Mi ha detto praticamente che è sufficiente con la palla arrivare fino in fondo finché non tocchiamo la paratia che separa dalla fiamma. A quel punto quello diventa il riferimento, tiriamo all'indietro la pala e la pizza va a depositarsi esattamente nel cerchio del biscotto. E ci va esattamente perché lo spazio da Manuel è stato utilizzato tutto. Adesso, prima di spostarci naturalmente a vedere tutto il processo dal vivo, e ripeto, per la prima pizza che ho cotto e vedrete come è venuta, desidero dirvi alcune altre cose. Ora io vi dico una mia opinione. Beh, vi posso dire che credo che con questo kit di modifica, che è veramente pochissimo costoso, il nostro forno di colpo sale al top. Secondo me difficilmente gli si sta dietro. Con il kit di rotazione il forno diventa sostanzialmente, non dico perfetto, ma quasi. Ci sono altre due cose che ritengo molto utile segnalarvi. La prima, che non ha bisogno di un'alimentazione elettrica attraverso la spina, ma funziona tranquillamente con un power bank via USB. Lo vedete sotto nel seguito del video quando faccio la cottura. È alimentato semplicemente da un power bank, quindi una cosa semplicissima, lo si può comunque portare dappertutto anche in carenza di corrente elettrica esterna. La seconda cosa è che la pietra viene fissata a una sorta di pirulino che sbucca da sotto il forno e quindi attraverso un piccolo incavo che c'è nella stessa pietra rimane ben ferma e non corre nessun pericolo. Infine, una cosa che vi segnalo, fatta, lo vedrete tra poco, fatta con esperienza sulla mia pelle, non bisogna posare lo scatolotto su una superficie eccessivamente liscia come ho fatto io, che l'ho poggiata sull'acciaio, perché delle volte può tendere altrimenti a muoversi. Oppure, se lo vogliamo poggiare sull'acciaio, sotto bisognerebbe mettere una spugnetta, un qualche cosa, un velcro, un qualcosa che lo tenga un pochettino più saldo. Anche perché si tratta di elementi veramente molto molto leggeri. Manuel mi ha detto che tra l'altro questi kit lui li può anche eventualmente vendere e spedire così per chi è bravo e si sa arrangiare. L'alternativa sarebbe spedire il forno a Manuel che, ripeto, in un tempo molto ristretto lo prepara. Adesso vi ho detto tutto, credo che questa sorpresa valesse la pena di chiamarla appunto una cosa bella. Io sono contentissimo, ho ringraziato Manuel Tatti, sotto in descrizione e magari nel primo commento vi metto dei dettagli su come raggiungerlo. Noi ci spostiamo tranquillamente nella spianatoia a fianco a me, facciamo la stesura di una pizza, poi l'infornata nell'unicoda rotante e poi vedremo come verrà la pizza. Vi lascio alla sorpresa finale. Come sempre iniziamo immergendo il nostro panetto all'interno della farina, prima da una parte poi dall'altra, e poi lo trasferiamo sulla spianatoia. Iniziamo la stesura, il panetto è molto cedevole quindi non è certamente complicato, con i polpastrelli, portando l'aria un po' verso i bordi. Poi facciamo un po' di tecnica dello schiaffo, giusto per allargare ancora un pochettino, e rifiniamo con un giro sui pugni, senza nessuno sforzo. Adesso iniziamo a mettere il nostro pesto sopra il disco di pasta, lo spalmiamo per bene, stiamo attenti a non raggiungere i bordi, lasciamo circa 2 cm, anche 2 cm e mezzo dal bordo, di modo che lì si sviluppi la maculatura e cresca bene il bordo. Poi mettiamo un 6 di olio un po' di formaggio grattugiato, tagliamo alcune fettine di pomodorini e quindi completiamo con la mozzarella tagliata a listarelle abbastanza sottili perché la cottura nel nostro unicoda rotante sarà abbastanza breve. Prendiamo la nostra pala e tiriamo la pizza sopra la pala. Una volta che la pizza è sulla pala, la allarghiamo ancora un po'.
ora possiamo andare dal nostro unicoda rotante. Vedete che la pietra sta già ruotando e, come vi ho detto prima, la scatoletta che contiene il meccanismo elettrico è poggiata sull'acciaio e ho dimenticato di mettere sotto un velcro o qualcosa, per cui occasionalmente tende a muoversi. Dopo aver messo lo stop per mettere la pizza dentro, rimettiamo la velocità. C'è un regolatore da un minimo a un massimo, ma noi la teniamo a velocità media. Come potrete vedere, la cottura sarà molto molto rapida, ma guardate la meraviglia, perché la pizza viene esposta alla fiamma, che è il vero tormento di questo tipo di forni, cioè posteriore, quindi difficile da controllare. In questo caso viene esposta alla fiamma in maniera assolutamente uguale e omogenea in ogni sua parte. Poiché il biscotto gira, infatti, ogni parte riceve la stessa identica dose di calore. Schiacciamo una bolla nera prima che diventi grande. Vedete, adesso la scatoletta si è mossa un po' troppo e la rimettiamo in posizione. La pizza è praticamente pronta. Guardate la meraviglia di questo forno modificato in maniera da essere rotante, un vero spettacolo. Pizza pronta, la possiamo togliere. La portiamo sulla tavola, dove la guarnisco con dell'altra mozzarella e goccioline di pesto, e ve la mostro. Sperando che il video vi sia piaciuto, rinnovo gli auguri di Buon Natale e spero di vedervi al più presto in un altro video.